Ciao Juventini, ciao Juventine, buon pomeriggio, mi chiamo Giuseppe o Beppe, quello che preferite. Oggi non un ospite, non due, però tre. Oggi abbiamo con noi Pauline Peromagnan, Roberta Aprile, Ilaria Toniolo. Benvenuti. Grazie, 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 ciao a tutti. Come va? Bene, bene, bene. Allora, c'è stato l'allenamento prima, vero? Sì sì. allenamento pesante, duro o tranquillo, relax oggi? è no, troppo duro no. <ride> duro, <niente>. duro è <ride> piuttosto, doppio doppio, eh, allora, allora ragazze, con noi oggi proveremo a far divertire la gente in chat, ma soprattutto io proverò a farvi divertire, avere un bel momento insieme Allora, grazie, 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 sono molto molto felice, c'è già tanta gente in chat, oggi parleremo 66% in italiano, 33% in francese. Ça va comme <laughs> ça, Pauline? Faut augmenter ou ça va 33? Non ça va. Non, oh, non. Oh. 33% in francese oggi allora chi c'è in chat c'è Bianconeri Brasil ciao Beppe ciao alle no nostre grandissime portiere abbraccio dal Brasile allora c'è anche Pueblo Juve che ci guarda vamos è veramente un piacere poter salutare le nostre portiere siete fortissime continuate così siamo vicini a voi anche quando siamo molto molto lontani forse ragazzi è bello avere il supporto dal dal mondo no, sì, è molto molto bello. Allora io inizio così iniziamo a parlare. Presentatevi. Uh, iniziamo con uh, Ilaria. Vuoi presentarci Roberta? Lei è Roberta Aprile, è maglia numero uno. È... Ovviamente, è un portiere della Juventus. È... È una ragazza testarda eh, ma molto, molto determinata. È quello che vuole raggiungere prima o poi ci arriva. E, e niente, questo pa però testarda nel modo positivo negativo, sì, o negativo? Sì, no, no, modo... no, è positivo. È, è in... Subito è impulsiva perché magari reagisce. Eh, incazzandosi con se stessa ma poi questa incazzatura passa poi eh. nella, nella fase pratica a fare poi l'esercizio successivo giusto insomma corretto, Roberta non puoi rispondere a, a Ilaria però puoi presentarmi Pauline allora eh, qui al centro qui? abbiamo Pauline aspetta che qui mi devo concentrare Bevo eh. Magnan brava <ride> E ovviamente portiere numero 16 da tre anni alla Juve. Sì. E, vabbè, diciamolo qui uno dei portieri più forti che c'è in questo momento, però rimane qui tra di noi. No. Pauline, Pauline è, è un po' pazzerella, diciamo, dai. Nel modo buono. Nel modo buono. <ride> nel modo buono. <ride> <ride> Eh, però allo stesso tempo è molto forte mentalmente Pauline. Tu vuoi una presentazione uh, Ilaria? In francese? Se ti vuoi, italiano, francese, quello che vuoi no, provo, provo. provo, provo No, provo. no come sì, si dice sì, sì. Eh? Brava, brava. Ok, Ilaria Toneolo Bene, italiano eh, La maglia 12 eh... Lei è un portiere della Juve? Come, come si dice? Uh, come oggi uh, El Mounts? El Drull? Scherzando Funny. Ah no, 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 in italiano ovviamente. Uh, è divertente. <ride> sì, no, no. no <ride> mi sono sbagliato anch'io. No, allora, dal francese, l'inglese, l'italiano. È divertente, molto divertente. Sì, lei è divertente, ma qualche volta non ho capito. <ride> Ma tu Robi, eh, come è, ridere? Ridere? Così. Quindi per me è una persona funny, funny. E voilà. No? ma Grazie, grazie. Allora, rispondetemi perché l'ultima volta che abbiamo avuto i portieri della prima squadra, sono venuti in tre. Qui quando facciamo le live sono o oh, una, massimo due persone. Quando sono i portieri, sempre in tre. Perché? chi può spiegarmi questa cosa? È una coincidenza o è davvero che vogliamo davvero avere i tre portieri davanti a tutti? Perché noi siamo una squadra siamo la squadra nella squadra quindi ci dobbiamo presentare sempre tutte insieme. e tre insieme. Mi piace molto come descrizione. Allora andiamo su quello che è successo due settimane fa per chi non lo sa le nostre portiere sono andati a Vinovo a parlare con le squadre da un 10 fino a U19. Uh, non so quanto tempo siete rimasti con loro, però mi hanno detto, ho sentito, non lo so, che c'è stato un Ilaria Show, però non conosco i dettagli. Ilaria, che cosa successo? No, bello, allora, semplicemente eh, abbiamo fatto un'ora dove le ragazzine ci, ci facevano domande. Eh, ovviamente erano molto curiose, quindi le domande passavano dalla parte del campo alla parte del tempo libero. E, <ride> e poi c'era una bambina, penso la, una delle più piccole, che prendeva talmente tanti appunti in tutta quest'ora che poi realmente non ha fatto una domanda. E, e allora, alla fine dell'ora, ho chiesto alla ragazza che si chiamava Sophie, e eh, alla bambina se aveva domande poi con tutto quello che aveva scritto e quindi lei è un po timida, poi insomma ci ha pensato e ci ha fatto questa domanda, quindi un po' intrattenuto, sì, tutta la, la platea. E questo è lo show di Elare... Sì, no, o oh, c'è qualcosa sì. che no, non vuoi dirmi? No, questo è... Ma infatti quando dicevano lo show anche in corridoio qui dicevo... Boh, chissà cosa ho fatto di strano, non lo so. Cioè, questo è stato. Poi Comunque, hai, un... hai fatto davvero buone impressioni Questo è mo molto, molto importante. Sì. Roberta, c'è sì. stata sì. una, una domanda due settimane fa che ti hanno fatto che ti ha davvero, non lo so, colpito o che ti è piaciuto molto? Ma ce ne sono state parecchie, sinceramente, che, che mi hanno colpito. Eh, così. Mm. me ne viene una mi hanno chiesto di com'è la vita da professionista cosa hai risposto cosa ho risposto oh, ho detto che comunque è una vita normale eh, che a me non pesa perché comunque in questa vita se devi fare dei, dei sacrifici però io e anche loro sono disposti a fare questi sacrifici e quindi inseguendo questa passione non, non ti vengono a pesare cioè non sono sacrifici poi realmente mm. hai alcuni fan in chat eh, perché è vero Cristian Tomasoni che dice dai è Roberta io non so se conosci Christian Tomasoni o no però penso di sì non lo conosco, no. però lo saluto. Ciao Cristian. Guarda, fan club di Roberta in chat. Uh, domanda per uh, Pauline. Cosa hai preferito? O cosa preferisci? Professore, professore davanti alle ragazze a Vinovo? Uno. Due. Motivatrice tra il primo e il secondo tempo di una partita? O tre. Qui su Twitch a rispondere alle nostre domande. Si tu veux, je traduis. Hein. Oui, je veux bien les deux premières. Alors, tu préfères quoi Être, entre guillemets, professeur à Vinov pendant une heure à répondre aux demandes des U10, U19, motivatrice entre le premier, la première mi-temps et la deuxième mi-temps à motiver les, les filles avant le match ou pendant le match, ou alors euh, ici, ouais, sur ça. Twitch, à répondre aux demandes La seconde. La seconde Oui. Le... Lo, lo sai per, 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 per quoi le motivo lo dico, non tu sais pourquoi je, je fais référence à ça, non? Parce qu'il y a un beau clip de toi. Euh, ah, bah oui, entre... oui, il est beau. Ah, la dernière, euh, quand on fait 3-3 contre l'Inter, tu te cordes? Très très contre l'Inter à notre casa. Et ailleurs. Comment? Ah, si. Si, si. Toutes les langues, l'inglise, le français, l'italien. Siamo la Juve, siamo la Juve. No, de de belles paroles, Mo, molte belle les paroles. Sì, si, sì, si, sì. Si, si, si. Pauline, que, que, questa motivation, oh, il, il poter trasmettere, alla euh, fine, poter trasmettere la da dove viene le, ça, ça vient d'où cette, cette charge émotive de pu, pouvoir transmettre de la, ce que c'est la Juventus, Parce que les paroles qui ont été vraiment virales sur Internet, elles ont été très, très, très belles. Je pense que euh, je parle en français, excusez-moi, Et puis, Fatih les permets. Euh, je pense que ça vient de, je crois que du premier jour où j'ai signé ici, euh, on m'a expliqué l'histoire de, de la Juventus. Euh, Qu'est-ce qui était ce, ce maillot, tu vois, ce, ce logo. Et en fait, euh, ça a été direct un coup de foudre. Et depuis ce jour-là, en fait, je me dis, à, à partir du moment où j'ai ce maillot sur le dos, je me dois de tout donner. Et ah bon. je dois, tu vois, être, être la plus motivante pour les filles. Je dois être là, en fait, je dois, je dois avoir un certain leadership. Et ça me donne la force, tu vois. Je traduis pour les personnes en chat. Yeah. Alors, Pauline, tu as expliqué la répondu, Très bien, vraiment. Um, D'où vient quella carica per trasmettere Juventinità e lei ha risposto dal primo giorno quando ho firmato il contratto qui che ci hanno spiegato anche cos'era la Juventus cos'è portare quella maglia quel bellissimo logo che abbiamo qui e, e è stato molto subito un colpo di fulmine sono innamorata della Juventus e posso anche spiegarlo motivare la gente perché è un senso di responsabilità ho spiegato bene sì. Top. Allora, andiamo su qualcosa di molto divertente. e molto fa molto veloce, dunque non c'è tempo per pensarci troppo. E dopo legger leggerò anche le domande dalla chat. Allora, 5 domande. Iniziamo. Uh, cibo italiano, francese o siciliano? Nourriture francese, sicilienne o italienne? Francese. Italiano. Wow. Siciliano, dai. Ma non eh. ci sono dubbi. <ride> abbiamo un problema per cui, perché abbiamo 1-1-1 e cosa si sceglie alla fine? Compromesso. Allora, se, non vu se vuoi rotolare invece di camminare, il siciliano. Se vuoi insomma, di mezzo l'italiano se. <ride> Il va fallo defendere la francia. Ogni tanto in. ci sta anche il francese, una baguette. Arrête, le... Ah la baguette. La, baguette. La, baguette. la baguette. On a, on a plein di cose, On a beaucoup in France. La cuisine Moi, un qui... po' di tutto, dai, ci sta un po' di tutto, l'equilibrio. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, anche la pizza, la pasta. Voilà. Ah, allora, l'unica cosa, la seul che qui... Ilaria, qui représente la France dans la nourriture, c'est la baguette. La baguette. <laughs> la baguette. <laughs> la baguette. Pêche, pêche, ça. Una, una, una baguette. baguette. Il y a les coquilles Saint-Jacques, il y, y a beaucoup oh, en France. Oh, les, <laughs> no, so, sono questo. Non, so Les crêpes. crêpes si. Eh? Si, si, les crêpes, -les crêpes. Ah. Ah. Sono bon que Pauline vi porte la cena France. Stato. Io non, non so se, aspetta, se aspetta, ha capito Polino allora, il vino il vino Do, seconda domanda molto facile musica prima della partita o niente musica full silent mode musica, musica, musica. tipo di musica uh, un po' rap si sì? ok sì. Oh. io rilassante e romantica <ride> bello perché vabbè ma lei è nel mood romantico <ride> relato, quindi eh, non sono romantico <ride> a sé <di> sé. <ride> bella thunderstruck come si di, come... di, ah, sì, di sì ragazzi allora prova a leggere uh, in chat se ci sono domande uh, sì c'è qualcuno che scrive anche in francese. Pauline è la migliore motivatrice. Focus, focus, this is the champions. This is not enough. Focus. Se me reste gravé après le match à Francfort. Merci. Après, uh, Juventus Storia di un grande amore. Molto bello. La, la canzone che vorrebbe sentire Andrea in live. E dopo c'è un saluto della Sardegna di Luigi. Andiamo sulla terza domanda. Quale maglia preferite? La prima di questa stagione? La seconda? O la terza tutta grigia ma, ma la maniera esteticamente, esteticamente quella ma... delle giocatrici a ah, della giocatrice non da portiere e? no dopo andiamo sulla portiere siamo portiere <ride> prima di tutto. Ah, iniziamo con iniziamo con quella del portiere quale colore quella blu, blu. che blu e la maglia del one la nuova sì? No, sì. Ah, no, blu, blu. blu o rosso? Blu rosso? Blu o rosso. rosso e due blu? Ha vinto la blu e no. per, per le giocatrice in campo? La grigia? Non saprei. Eh. Oh, ok. Non no. saprei, anche la prima è molto bella. Devi scegliere, Devi scegliere, Roberta. La prima? prima. Due volte prima, una volta terza. Uh, Domanda molto facile. Il mese preferito dell'anno? Roberta. Mese? Mese? Lo muo preferito ah, dell'anno. Eh, È vacanze. Eh sì, le vacanze. Giugno, luglio, quando essere. ci danno le vacanze? Ma non può essere, se tu ti chiami Roberta Aprile, devi rispondere Aprile. Ah, allora, dai, dai, aprile. Aprile, Aprile. Andiamo sulla più difficile. Allora, situazione. Vittoria 3 a 2, ma voi parate un rigore al 90, o Vittoria 1 a 0, Clinchit, però non fate una parata. O rigore. prendete due gol, però c'è la parata sul rigore, 3 a 2. Sì? Rigore Quale, quale emozione dà parare un rigore? Come un gol. Sì? gol, però non hai mai provato il gol secondo sì, me provato. di più di più di un sì. gol secondo me sì più. perché non lo so, però mi dà di più perché comunque poi quando ti rialzi, vedi l'attaccante lì che si dispera. Cioè... Che bello! Non che ci avevo bello. mai pensato. Parare un rigore più forte in termini di emozione che un gol. È bello per me, sì, bello. 3 a 2. Eh. Se c'è per fare 3 a 3, là oui. Tu vois, on resta 3 a 2. Oui. Là oui, c'è. Parce qu'on fait gagner l'équipe. Ci d'accordo. Ci d'accordo. Hanno scelto tutte. Allora, le tre hanno scelto vittoria 3 a 2 con un rigore salvato perché è un rigore che è decisivo. Andiamo sulle... sul ruolo. Um, il clean sheet è merito di chi? In percentuale difesa? Squadra? O portiere squadro insieme sì. primo difensore e l'attaccante grazie. grazie a girelli buonanzea uh, sì. grazie a loro allora è sì. bello uh, come ci si allena in settimana il ruolo di portiere perché è diverso immagino e come si dice allena siamo Giorno per giorno proviamo ad affrontare diverse situazioni che poi ci potrebbero capitare in gara. Eh, non so, magari faccio un esempio, un giorno facciamo le palle alte, le uscite alte. E un giorno proviamo l'allenamento sulla porta, quindi sui tiri, queste cose. Giorno per giorno, in modo tale di arrivare alla gara e aver provato tutto, più o meno. C'è qualcosa che non mi dite. Allora, il mister Baroncini c'è una storia con alcune multe di 5 euro che ho, ho sentito così, però non conosco i dettagli. Chi, chi vuole spiegarmi un po' questa storia delle multe di 5 euro? La spiego io, così mi prendo le mie responsabilità. Allora, è partito con eh, il fatto che eh, lui ci ha richiesto un'uscita bassa, mh, abbastanza difficile da fare nel gioco e, e era, se ne facevamo una un'uscita bassa in tutti i tre portieri eh, pagava la cena ok e nel corso delle varie partite sono state fatte due una due uscite basse e alla fine eh, ci ha pagato la cena ci ha portato a cena però, cioè un però eh, ci continua a dire che anche noi avevamo una scommessa con lui per quanto riguardava il fatto di ma magari anticipare il tiro. O cos'era l'altra dei due ah, <ride> vabbè, una, sì? una cosa che all a Roby ha iniziato soffiava ad ogni gesto e lui in battuta diceva: Ma è il tuo compleanno ogni giorno. <ride> E, o il fatto che io applaudo con le mani eh, prima di un tiro come se dovessi tipo caricarmi e lui queste piccole cose ma se, ve, se le vedo multa 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 quindi lui ci ha pagato la cena ma noi ma dobbiamo noi ancora dobbiamo le multe noi esatto chi è più alto in termini di multe chi deve pagare di più? Bah, se contiamo proprio da, dal primo allenamento credo e? io per, ah, sì? il primo di soffio soffio. per il primo periodo credo io. Poi c'è il periodo degli anticipi. Eh, dipende dal periodo, eh, siamo sì. un po' tutte lì per lì. Sì, sì. però pa parliamo di 10-15 euro o di più. No, alla fine abbiamo fatto, siamo arrivati a questa conclusione. Sì. Oggi, proprio oggi, fresca fresca. Ah, sì, sì, sì. è proprio oggi che. Uh, una sera lo portiamo noi a cena e gli offriamo sì, sì, sì. la cena per tutte le multe che sono state guarda è un, be è un bel compromesso mi piace molto così così andiamo, andiamo pari così salviamo esatto domanda un po più non so se è difficile o no però eh, se lo chiedono in tanti perché il ruolo di portiere è molto diverso dai giocatori Euh, Comment se vit quotidiennement la compétition entre vous Et après, je le demande aussi à Pauline, en français. Je peux me la redire en français Oui, alors, la, la demande, elle est, parce qu'il y a plein de beaucoup de personnes qui, qui posent la même question, parce que le, le, le rôle de gardien, gardienne, il est un peu différent. Comment, au jour, au jour, on vit la compétition entre les trois gardiens Comment bah déjà, elle est saine, la, la compétition. Ouais. Tu vois, on... Je ne sais pas comment dire, mais. Euh... Enfin, moi, pour ma part, je parle pour moi. Euh... Depuis que j'ai commencé euh, à être gardien de but, j'ai toujours été euh, dans des groupes euh, de gardiens où on, on faisait. Euh... Tu vois, on était comme ça, en fait. Tu vois, on... là, on n'est pas en train de mentir, tu vois, on est vraiment comme ça au quotidien. On se parle tout le temps. Et. Euh et tu vois on est moi j'ai toujours été euh, comme ça aussi donc en fait tu as la hiérarchie qui est donnée tu vois donc déjà il n'y a pas de, de peut-être que machin tout ça. mais après tu vois par exemple si tu mets une hiérarchie la, celle qui est numéro un elle doit beaucoup travailler tu vois pareil que, que tout le monde tu sais il n'y a pas euh, genre ok tu es numéro un et du coup tu te contentes d'être là tu vois non il faut que tu montes faut que tu montes pourquoi tu es là faut que tu montes Tu vois, e nel senso, tu vois, c'è parecchio. E on se maintient tous comme ça, e se ce qui fait que notre niveau il fait que la côte. Stradui. Um, Polin ci ha spiegato che quello che state vedendo adesso è come sono nella vita di tutti i giorni: non ci sono bugie, sono molto aperte, discutono, parlano tra di loro sempre. Ovviamente, c'è una gerarchia, che è data all'inizio l'anno, però anche essendo numero uno hai quel senso di responsabilità di essere un esempio e il fatto che ci sono anche due altri portieri fa sì che tutti salgano di livello e tutti si portano in, in su in su Roberta, eh, Ilaria ha riassunto tutto Polin o volete aggiungere qualcosa? Dai. Dai. Bah, sì, sono molto molto d'accordo anche io la vivo così e come ha detto prima siamo una squadra nella squadra e quindi ci supportiamo e sopportiamo a vicenda e come ha detto lei ci sono delle gerarchie a inizio anno e quindi ci sono cose che non dipendono da noi e, ma io personalmente cerco di imparare da ognuno di loro quelle Cose, che, quelle cose positive che sento che possono solo arricchirmi e, e poi quello che dipende da me cerco di, di lavorarci su, su me stessa, insomma, quindi prendo e poi lavoro, e do consigli, ricevo eh, strette di mano, abbracci, perché poi eh, serve tanto il supporto di eh, aiutare quella che poi va in campo e gioca. Fa, fa tanto poi nel, nel corso della partita quindi cresce anche sotto questo aspetto roberta, roberta ha detto tutto ha detto tutto, ha detto tutto. andiamo su domande, domande c'è un ecco sentite un... anche il doppio voce o no? no se n'è andato sì. ok va bene è tornato l'audio bene andiamo <ride> scusatemi chi è la più scaramantica dei vo dei, di, di, di voi tre chi è la più superstiziosa

Vabbè, vabbè, scusami. Dai, eh. io sono siciliano. Se vedo loro che si passano il sale mano per mano, no, ragazzi, non si fa. Eh, no. la prima che glielo dico: Non esiste questa cosa. Quale altre scaramanzia hai prima della partita? Perché io ho visto, per esempio, voi tre, bellissimo l'abbraccio prima della partita. È qualcosa di scaramantico o è più un rito? Secondo me, è più un rito quello. Ok. Eh più un rito per aiutare quella che, che deve affrontare la partita. Since, uh, the first... Sì, l'abbiamo sempre avuto dal primo anno, da quando siamo arrivate. Eh, ma non è scaramanzia, è, è un rito. È unione. Per far capire all'altra che comunque siamo con lei, anche se fisicamente non siamo lì. E fare il giro di tutto il campo di andare a vedere tutte le bandierine è un rito o una scaramanzia allora io non faccio il giro di tutto il campo tra le bandierine ok io faccio il, il mio, fa. io faccio il mio ah, giro il tuo sempre giro. uguale però quella è forse un po più scaramanzia dai altra sì, sì. domanda uh, ilaria 110 sì. lodi auguri quando è importante anche per chi ci guarda, eh, continuare le studie, riuscire a avere il diploma. Quando è importante anche essendo una giocatrice di calcio? Allora, io ci do la stessa importanza del calcio. Perché purtroppo, dico purtroppo, eh, il calcio finisce. E se non non sei mentalmente focalizzata a dire ok una volta che finisco la carriera continuo nell'ambito calcistico eh, che comunque anche lì servono gli studi eh, ho sempre affiancato il calcio a qualcos'altro che mi piace che poteva essere da bambina ad altri sport o ovviamente allo studio negli ultimi anni e in realtà dalle superiori l'università non l'ho mai ho sempre detto no, non la faccio, no, non la faccio. Poi ho la passione di bambini, e quindi diciamo che per entrare come educatrice in un asilo nido hai bisogno della laurea, e quindi ho detto: se voglio poi fare quello una volta che finisco di giocare, eh, è meglio che inizi a studiare. E Quindi ho iniziato, ovviamente, sempre affiancando il calcio, e, e niente, mi sono laureata, adesso sto facendo anche un master. Pauline, collezione di maglie NBA. È ah, vero o no? Sì, vero. vero. Quante ne hai? Una, due, dieci, cento. Adesso. più di 15. Bello. La maglia preferita che hai? Uh, Chicago Bulls. Michael Bulls. Ovvio, ovvio. Uh, Ilaria e Roberta, anche voi, collezione di maglie, calcio, NBA o, o altri sport? No? Io sì, no. Diciamo, che, diciamo che, che ci provo a fare quella col calcio. Quante, quante maglie hai già iniziata? La, la piccola collezione, più di 10, meno di 10? Credo una decina che è un bel inizio, Piano piano, dai. Però parlando di NBA Pauline È vero che ogni tanto ti metti la fissazione che a canestra devi andare a segno con 20, 30. è che -ce c'est vero che quando tu giochi basket o des fois, avant l'entraînement ou après l'entraînement, tu te metti un obiettivo je dois mettre 20 paniers, 30 paniers e che c'è una fixation jusqu'à quand tu les mets tous, c'est vrai? Se l'hai ben lui le i reportage, eh. Mi sono informato C'était à Arsenal, Arsenal dans la salle, euh, la palestra. On avait un panier de basket et en fait, je mettais mon casque, la musique. Et, et tant que j'avais pas fait, euh, je crois que j'avais fait, j'avais pas fait 50 points ou euh, 50 paniers, je bah, je partais pas. Je restais. Et c'est quelque chose que tu fais encore chez nous à la Juve ou, ou plus Bah euh, tiens, bah, on va demander euh, s'il vous plaît achetez un panier de basket. <laughs> euh, c'est une demande spéciale. avoir. Uh, qualcosa per giocare alla canestra perché spiego uh, al tempo quando Pauline era all'Arsenal per focalizzarsi, per essere molto a focus, aveva ogni tanto quelle, quelle pazzie di mettere o segnare 50 punti o metterne 20, 30. E finché Pauline non finiva di mettere i 20, 30, non tornava a casa. Bello, mi no, piace no, no, molto no, 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 questa perseverance. Io io uh, rester, io io rester io. Idolo da bambini, chi era il vostro idolo? Calcistico o non lo so, qualcuno che vi ha dato tanta ispirazione. Il mio, mio papà mi piace molto come risposta. <ride> sì, 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 perché Chiara? anche lui no, è vai un vai. ex bambiniere, quindi per me è lui. Io in realtà è brutto da dire, ma nessuno e mi ispiro a Neuer. Che bello, bel portiere, non male per niente, di grande personalità. Pauline, io ho sentito che hai incontrato Gigi Gianluigi Buffon. Sì. Uh, vero, non vero? No, sì, vero, vero, ma. Non solo lui, anche Manuel Neuer, anche um, Ederson, anche Alison Becker, Casillas, Bartes, Ugo Lloris. Eh. de prendre un po' di tutto il mondo. È vero che è importante anche guardare i video di altri portieri per capire i movimenti, per. Uh, non dico andare sull'imitazione, perché alla fine eh, ognuno ha le sue caratteristiche, però per imparare è importante guardare o è più qualcosa di istinto. No, credo sia molto importante guardare i video degli altri portieri per capire anche loro come si muovono, perché fanno quella cosa a posto di un'altra, per esempio. Sì, sì. Chi è, la chi è la giocatrice Juventus uh, che in, alle in allenamento non vi piace avere contro attaccante attaccante Juventus che dice ogni volta che c'è lei prendo gol hm. Joe Joe è imprevedibile mm. eh, l'abbiamo avuto qui sul canale uh, bellissima live con Joe Bellissima live. No, è forte, è forte. Si sta integrando molto bene. E per esempio, quando Gio arriva, uh, chi è che prende la leadership su il benvenuto per spiegare un po' cos'è la Juve? Non parlo del management, però dei giocatrici. Chi è quella che davvero prende per mano in, le nuove? Tutte. Tutte. Sì, un po' tutte. La prima, la prima regola che, 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 che dicete alle, alle nuove? Il primo consiglio secondo me è, è il contrario: quello che non diciamo è, è perché noi abbiamo un come si dice, un um, prima di ogni partita, un rito. Un, un, un rito, un che urlo non, non si può dire. Diciamo. Che non si può dire. Ed è bello perché io l'ho provato in prima persona quando sono arrivata che non ti dicono cosa devi fare e tu rimani ferma mentre gli altri urlano e fanno questo rito e, ed è un po' all'inizio un po' all imbarazzante perché non sai niente e dice ma cos'è sta cosa e quindi in realtà è, le cose non dette sono le cose più, più simpatiche c'è Alessia in chat che scrive voglio ringraziare queste tre ragazze straordinarie per il gesto bellissimo che con tutta la squadra hanno fatto nei confronti di mia sorella con tutti i loro autografi sulla maglia di Martina Rosucci. Per una ragazza per via delle sue condizioni non può andare a vedere la sua squadra del cuore. Approfitto delle ragazze per chiedere se possono fare gli auguri di compleanno a mia sorella Alice che compie 24 anni oggi. Auguri Alice. Quanto è importante il supporto della gente uh, in casa, ma anche fuori, anche fuori. Tanto. tanto ti dà quella spinta in più. Sì, li, li, li sentite o siete full, full sulla partita? No, si no. sentono. Con noi, okay. coro, coro preferito c'è un coro juve preferito che vi stimola ancora di più. Ci mm. dici un chant si Moi, c'est notre chanson à nous. C'est euh, la chanson de la chanson de la Juve. Mm. Quand on rentre mm. sur le mm. terrain. L'hymne euh, Juve, l'histoire oui, d'un grand amour. Ah, ah voilà, beau. Oui. Et je je, je t'ai déjà entendu la chanter, tu chantes bien, hein, Pauline. Ah ouais, je sais, merci, j'ai une belle voix. <laughs> qui qui cante le mieux de, de, de vous trois Pauline, Roberta ou Ilaria Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Sa insieme facciamo un coro perfetto insieme tutto insieme chi, chi grida più forte? Polin sicuro, sicuro. Uh, sarà tre, tre? Tre. Adè, adesso vi vedo ovviamente in Juve però chi dei tre ha più stile? stile di vest sì? I vestiti? sì vestiti? io? No, Ma... io mi tolgo Okay. Personnellement, on a trois styles différents en fait. Bah, rien à voir. Qui Non. Qu'aurais-tu fait si tu n'étais pas une joueuse Je n'ai pas compris la question. Si tu n'avais pas été euh, joueuse, euh, qu'est-ce ouais, que tu aurais voulu faire euh, je le dis en français parce que je ne sais pas comment on dit en italien. Euh, moi, je, je voulais faire mixologiste et euh, onologie. C'est compliqué à traduire ça. Même moi, je ne sais ah, pas comment dur, on traduit hein? ça. Ah, là, là, tu m'as mis en difficulté. Ah, et euh, eh ben, débrouille toi eh ben, <laughs> Alors, Pauline, que je non, non so euh, so ne sais pas traduire, voulait faire quelque chose d'autre, que je ne sais pas quoi. Je n'ai pas compris. <laughs> En oh, gros, mixologiste, oh, tu sais, c'est voilà. euh, la, la manière de travailler dans les, dans les bars. C'est le... de créer euh, euh, des cocktails ah, ou des trucs comme ça. Ah ouais, top. Mixologiste, oui. mais c'est un peu plus, c'est vraiment travailler sur euh, comment ajuster euh, certains goûts ensemble, euh, savoir euh, à quel moment, tu sais, euh, on sert tel verre pour manger. Tu sais, c'est euh, oui, après, l'onologie, bah, bah, c'est pareil, c'est le vin. No, allora spiego, adesso che ho capito, merci Pauline. Uh, allora, in caso Pauline non fosse stata portiere, ti sarebbe piaciuto quindi, un po' lo studio di come fare, per esempio, il cocktail, però davvero quale grado di cosa mettere, aggiungere, no, per aver, arrivare alla perfezione di un cocktail. Mixologia. Ho provato così. Sì. Roberta. Io credo che avrei continuato con, cioè avrei fatto un altro sport. Mi sarei sempre tenuta su uno sport sì. che è il calottaggio che da piccola facevo, e okay. che poi ho abbandonato per continuare il calcio. Ho dovuto fare la scelta e ho scelto il calcio, sì, sì. Ilaria? Io è educatrice, è, che sì. è quello per cui sto studiando. Eh. L'ultima domanda, e dopo salutiamo la chat. Uh, Pasqua sta arrivando. Cosa volete trovare dentro all'uovo di Pasqua? Dentro l'uovo di Pasqua, Les œufs? Eh. Alors, Pac arrive. Eh? Vous voulez trouver quoi à l'intérieur de l'œuf de Pâques? Des bonbons. Ah, comme bonbon. OK? Cioccolato bonbon. <laughs> Moi, j'allais oui. plus un peu sur le, la partie un peu plus philosophe pour, pour le restant de la saison, ah, pour l'été. Mais les bonbons et les chocolats, j'accepte. Hein. C'est bon, c'est très bon aussi. Ah, hein. oh, j'étais premier degré, moi. <laughs> C'était un peu plus, un peu oui. plus poussé. <laughs> <ride> allora ho chiesto a, a tutte e tre cosa volete trovare nel nuovo di Pasqua ovviamente io pensavo lo so per, per la carriera per, per, per le partite che rimangono per questa stagione Polin mi ha detto io voglio trovare il cioccolato che è forte grande. <ride> è giusto è giusto è giusto ho, ho, chiesto, ho chiesto io la, la, mi sono sì. sbagliato io Roberta cosa, vuoi, uh, uh, cosa ti auguro Cosa devo augurarti per, per le partite che rimangono? Mm, mm. Ma che, che vadano bene, che queste partite vadano bene, che chiudiamo bene la stagione. Iniziando questo weekend contro la Fiorentina. Sì. Ilaria, cosa posso augurarti? Io... al fatto che ognuna di noi... Pensi alla squadra e a tutto per questa maglia, poi i, i, i risultati vengono di conseguenza, d'accordo. Polino restano le bonbons e il cioccolato? Da, Uct... Io sono d'accordo con le due, dunque, je prendo le due e le bonbons e Ma cioccolato. Polino è d'accordo con Roberta e con Ilaria, e, e ovviamente aggiunge il cioccolato. Allora, <ride> uh, l'ultima, perché è fantastica, quella della chat di Angelo che chiede. Pauline, Platini ou Zidane C'est dur. Franchement, c'est dur comme question. Mais euh... Zidane. 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 J'avais Platini aussi. Hein? J'avais Platini aussi. Non, mais en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comme Zidane est plus proche de ma génération, Zidane. Ciao. Grazie, grazie Pauline, grazie Ilaria, grazie Roberta. Eh, siete stati fantastici. Uh, io mi sono divertito molto grazie a voi. C'è un ultimo messaggio per la chat che ci guarda da voi tre così chiudiamo dopo. Continuate seguiteci. a fino alla fine. Fino alla fine, seguiteci fino alla fine. Forza, Juve Grazie, arrivederci. Grazie a te, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ah, ciao. Ciao. Allora, uh, io mi sono divertito molto, molto con uh, Pauline, con Ilaria e con uh, Roberta, uh, tre personalità diverse, però molto simpatiche. Uh, mi piace molto vedere uh, l'unione, la squadra, uh, come si dice in inglese anche il team spirit. Ovviamente uh, possiamo rimanere qui ore e ore e ore perché ce ne sono tante di domande, però grazie a voi in chat, uh, fantastici. C'è la uh, pausa per le nazionali, dunque non andiamo nel dettaglio della prima squadra per, uh, uh, come facciamo usualmente, a parlare della prima squadra, quello che lo faremo la settimana prossima. Io sarò qui live di nuovo um, questo weekend, per Lazio Juve, per il watch long, prepartita e la partita e vi aspetto, vi aspetto eh, tutti qui sul canale Juve YouTube o Twitch. Grazie come ha detto Pauline, eh, fino alla fine forza Juve. Arrivederci, ciao ciao!